Grazie. Sì, ci sono molte città, ci sono tante cose, viaggi, scenari, nelle poesie c'è un po' di tutto. Io però mi sono attenuto almeno per due dei contrasti, ho cercato di attenermi diligentemente al tema, quindi cercando qualcosa, poesie che contenessero in qualche modo entrambe le cose. Ci sono forse riuscito per Amici, Nemici e per Amore Ginnastica. Mentre per ragione e follia mi verrebbe da dire che si trova, come si diceva, passim. Cioè, il contrasto ragione e follia si trova un po' dappertutto nella poesia, quindi non si focalizza in una poesia in particolare. In queste due invece c'è Amici, Nemici. Nella prima c'è in modo un po' duecentesco il concetto della nemica, che in realtà è l'amata. E questa è una cosa un po', sì, una cosa un po' che, sì, un contrasto. E questa è una poesia tratta dall'ultimo, per ora, libro pubblicato Ce l'abbiamo con qui, Genesi, ce eccolo l'abbiamo qua. qua, che si intitola Nel settimo anno, ed è un libro un po' particolare perché è tutto dedicato, intanto per tutto dedicato alla stessa donna, e tutti diranno che c'è di strano in questo, beh, chi mi conosce lo sa. E poi è una musa respingente, io invece ho scritto gli altri due libri, monomusa che ho scritto, erano per muse accoglienti, quindi anche quella non è che sia un vizio. Però, insomma. È stato accusato di essere, appunto, dato che tutto è dedicato a una musa respingente, quindi un amore incompiuto, disperato e anche lungo, come dice il titolo nel settimo anno, di essere un libro un po' d'altri tempi, un libro un po' stile L'uomo, l'amore, sì, l'amore da lontano, con anche venature stilnoviste, insomma, che oggi queste cose non si usano più, quindi un po' accostamenti così ai tempi di Dante e Petrarca. Secondo me non è vero, è perché comunque è di adesso, ma comunque poi che in un proprio libro si trovi in accostamenti ad Dante e Petrarca non è poi così offensivo, tutto sommato. Beh, comunque questa si intitola Crudele. Tu sei certe volte davvero crudele. Se io fossi un poeta del 200 e tu l'amata mia nemica, non sarebbe un problema dirti questo, sarebbe quasi un complimento. Nel ventunesimo secolo invece già sembra scorretto, lesivo del diritto che hai di rifiutarmi ogni contatto. Questo secolo è troppo razionale. Nell'idolatria del politicamente corretto nasconde un niente da dire e un troppo detto. Resta il fatto che tu sei certe volte davvero crudele. E ciò che sento, e dirti ciò che sento, non può essere un male. Su quest'ultimo punto non tutti sono d'accordo. La seconda invece è un'altra immagine di nemici, che sono quelli che, secondo un antico detto, si aspettano seduti in riva al fiume, cosa che io non credo però. La poesia si intitola Vanchiglietta. Che si diceva prima della città dei due fiumi, Vanchiglietta è molto simbolica di questi due fiumi, perché è un quartiere che si incunea fra il Po e la Dora, dove i due fiumi confluiscono, quindi è un istmo, è una penisola quasi. Su una panchina in lungo Po Antonelli osservo a lungo il fiume verso sera. Mi sento in pace, non aspetto cadaveri di nemici che porti la corrente. Non ho nemici. O comunque se ne ho, poco mi importa di loro, quasi niente. Meglio sarebbe una persona viva che percorrendo il viale alle mie spalle mi facesse, vedendomi, un sorriso amichevole. Possiamo parlare. Non lo riesco più nemmeno a immaginare. Meglio anzi che non passi, ne avrebbe fastidio e stizza. Sto in pace qui da solo, guardo le ombre salire sugli argini. Anatre ancora insonni scivolare sull'acqua e la mia notte dentro me. Queste sono le due che ho scelto. Sta un po' sull'occhio, è meglio che la tengo in mano.
No, c'ho un problema di distanze visive tra presbiopia e altro. Per amore e ginnastica, una poesia inedita scritta da poco, scritta perché per un decimo anniversario di niente di particolare, l'ho scoperto in una foto. Le foto moderne digitali sono dei file che hanno nel loro file name, hanno anche la data nelle loro caratteristiche. Io ho scoperto che questa foto era del 6 di maggio di 10 anni fa e ho scritto questa poesia per un decennale di niente di rilevante, di una volta con una ragazza, non era neanche la prima volta, cioè era la volta che abbiamo fatto quelle foto, sì, foto di lei nuda, un'occasione un po' particolare, ma insomma, e si intitola 10 anni dopo. La foto di te nuda nella stanza è un file con la sua data, il 6 di maggio 2008. Fu un bel pomeriggio d'amore, sesso, o come vuoi chiamarlo. Fu bello, solo questo ha importanza. Ci trovammo all'albergo dopo un viaggio desiderante, la voglia di farlo e la certezza che l'avremmo fatto. Che vuoi di più? L'abbraccio, l'annusarci e poi i baci, i corpi uniti, tutto faceva primavera. Luccicavano gli occhi d'entrambi mentre le tue cosce mi cingevano i lombi. Poi scattammo anche le foto e la data nel file dice che 10 anni sono passati. Ma io non lo direi. Sento le lisce tue spalle nelle dita, sento il fiato d'una ragazza maestosa, lieta nell'afferrare un sogno di piacere piccolo, immenso, che senza clamore riuscì con agile semplicità a trasformarsi, ecco, in realtà. Non mi domando perché sia finito. Che tutto passa, l'ho imparato ormai. Ci si evolve, si cambia, pantarei. Ma se fosse per me, lo rifarei. Devo dire che sono abbastanza orgoglioso di questa rima fra pantarei e rifarei, che con quella, la famosa gozzaniana di Camice Nietzsche, cioè, ci si va abbastanza vicino. Quest'altra è una brevissima poesia di 5 versi, quindi breve. La leggo con una certa attenzione perché contiene un'apparenza che forse inganna, non lo so, questo non dovrei dirlo io comunque, si intitola In Rada. Come un porto di mare è la tua fica. Vi si ormeggiano cazzi da ogni dove. Tu li accogli e ristori e poi ripartono, ritornano talvolta. Solo io resto ancorato al desiderio in rada. Un gioco. Ma non è proprio solo un gioco. Un dramma. Ma insomma, è anche una cosa molto dolce, insomma, secondo me. E poi restando ancora, dato che appunto sulla follia abbiamo detto che è passim, restando ancora sull'amore, vorrei leggere questa poesia che parla di un momento in cui apparentemente l'amore è finito, non c'è più amore, non c'è più sesso, quindi voi dite non c'è più niente. E no, invece questa poesia che si intitola Post-amore, forse dice che c'è qualcosa, che può rimanere qualcosa, che quel qualcosa forse non è così poco. Resti comunque la prima persona che cerco se succede qualcosa di brutto o bello, se c'è da condividere qualcosa di bello o brutto o solo di curioso. Resti comunque l'unica persona che se per un giorno non sento mi manca, quella che se qualcuno mi confida un segreto lo avverto che con te non garantisco. Hai sempre avuto 100 unicità, tranne quella che forse tu volevi, avevo all'inizio sperato di no. L'unicità che vogliono tutte e a me pare banale. Così, l'amore che straccia i capelli e i coglioni e il cuore è molto ancora rarefatto, diradato e finito. Non so se ancora io lo cercherò in altre. Sono vecchio. Le ragazze è meglio forse guardarle soltanto sedute in treno o ai banconi dei bar. Sul ridicolo del baccaglio senile c'è satira già ai tempi di Catullo.
Resti comunque la prima e l'unica donna a cui parlo senza ansia. Io, che verso le donne, non l'odio amore del poeta suscitato, ma un amore terrore ho sempre avuto. È finito o cambiato? Ma se noi la teniamo da conto, questa strana preziosa relazione, e ci diciamo le cose, e spesso ridiamo, e all'occorrenza, con le mie dita di pranoterapeuta, tolgo il dolore al tuo collo e alla schiena, siamo sicuri poi che sia di meno che certe coppie nelle nozze d'oro? A volte rimane qualcosa che non sembra, però. Vabbè, con questo avrei un po' esaurito il tema. Posso leggere ancora qualcosa così un po' più a casa, magari poi questa che è antica, visto che tutti avete letto poesie, tutti, insomma, molti avete letto poesie antiche, magari ne leggo un'antica anch'io. Ma prima ne leggerei queste due anche brevi, ancora da questo libro recente della Genis, nel settimo anno, che anche se sono poesie separate è anche quello quasi un poemetto, lo si capisce leggendolo un po' tutto insieme, però mi va di leggere queste due brevi poesie tratte da lì. Una si intitola Poesia di Natale. Non ti cercherò in nessun modo in questo Natale del 2014, così sarai contenta. Cioè, ho detto al mio corpo, alle mani, ai miei piedi, alla mia voce di non cercarti per farti contenta. Loro sono obbedienti e così nulla di me giungerà a disturbarti. Ma io che non sono né corpo, né mani, né piedi, né voce, ma un qualche cosa d'altro che ti ama, io ti cerco, io sempre ti cerco. Amore ad oltranza. E amore ad oltranza, ovviamente va tenuto sotto controllo sul piano comportamentale, perché sennò si chiama stalking. Vabbè, insomma, si cerca di tenere la parte di ragione che compensi la follia. L'altra riprende il discorso del cercare e spiega un po' il motivo di questo cercare. Questa secondo me va molto oltre, l'ho riletta recentemente e mi sono accorto, io a volte leggendo poesie anche di tanti anni prima mi rendo conto che dicono cose che io non sapevo che dicessero. La mia psicoterapeuta ha scoperto molte cose con le mie poesie di 35-40 anni fa che io non sapevo, cioè, e poi vedo che le dicono in effetti. E quindi forse oltre al cercare lei, questa donna, questa ragazza, c'è un'idea di che cosa uno veramente cerca o di che cosa io veramente cerco, è un po' impossibile. Ti cerco. Sì, ti cerco. Ti cerco per lo stesso motivo per cui Colombo salpò nell'oceano. Gli premeva conoscere la porzione di mondo al di là. La porzione di mondo che a me preme conoscere sei tu. Sei tu, comunque tu sia, che tu sia America o India o Giappone. Lo saprei approdando alle tue coste, esplorandoti, e so che sarebbe una dolce scoperta. Sarebbe il mondo nuovo, nel quale però ho vissuto da sempre. E va bene, adesso magari concludo, perché penso che i tempi siano maturi. Potrei leggerne una di queste qui più anziane. Sì. Questa è una poesia che scrissi in realtà non tantissimi anni fa, una ventina d'anni fa, ce ne sono di molto più vecchie, ma parla però di una stagione ancora più antica, parla dell'adolescenza, ne parla in modo diretto. Io adesso non ci faccio tante parole sopra, ma ho avuto tutto un po' scombinato, ero più vecchio a 16 anni, più giovane a 40, insomma la mia testa è sempre stata un po' un strano caso di sì, sono abbastanza incasinato e questo ho avuto anche un lungo periodo alcolico che non nascondo, proprio anche di alcolismo abbastanza pesante, che adesso sono totalmente astemio, come molti astemi sono in realtà ex alcolisti, non tutti, ma insomma. E si intitola non a caso Giovani alcolici. Le sere di nebbia e inverno con l'amico al dopo lavoro ferroviario in Corso Italia
avere vino di scarsa qualità, per dimenticare ciò che neppure si era ancora vissuto, due ragazzi in fuga, tra quei vecchi ubriaconi lordi, già vinti, senza sapere neppure per che cosa si sarebbe potuto combattere. Era una tappa ad altre cinque o sei osterie per cui ci avvelenavamo, disposte a stella in una ignobile Vercelli, dove il passato marciva col futuro in una putrefazione calma, dove piccoli muri sembravano invalicabili montagne, e non sapevamo dove prendere il coraggio per andare, non sapevamo dove, a fare non sapevamo che cosa. No, non sembrava vita buona, ma altra fuga non c'era che il bicchiere. Sento una tenerezza indispettita, orfana persino del rimpianto, per quella vecchiaia vissuta a 16 anni. Sono contento di un po' di precaria gioventù trovato adesso, in ben più tarda età. Grazie per questa tua carrellata dentro la tua poesia.